Dopo 6 anni di chiusura, riapre a Bagnoli la biblioteca comunale intitolata a Giancarlo Mazzacurati, critico letterario e docente della Federico II, scomparso 20 anni fa. Nella nuova sede, presso la 10ª municipalità, in via Acate 65, sono custoditi circa 20.000 volumi donati da librai, editori e cittadini ed alcune sezioni importanti come il Fondo Bagnoli sulla memoria storica del quartiere, il Fondo di Rossana Rossanda su politica e femminismo e quello del maestro della fotografia Mimmo Iodice. Qui è custodita una parte importante della memoria e dell'identità della Napoli contemporanea. Qui vi è il Fondo Bagnoli, in cui in qualche modo è in una buona misura ricostruita tutta la vicenda di un nucleo operaio fondamentale, quello della ex Italsider. E poi qui vi è custodito un altro fondo altrettanto importante legato alla memoria del movimento dei lavoratori, che è quello di Rossana Rossanda. E vorrei anche ricordare che questa biblioteca è dedicata a Giancarlo Mazzacurati, un grande docente, un italianista importante, un critico letterario che ha formato tanti giovani studiosi e tanti studenti della Federico II. Fondata nel 97 dall'associazione Laboratorio Città Nuova con la fotografa Vera Maone, la biblioteca era chiusa dal 2008 per mancanza di personale ed oggi, dopo l'inaugurazione del Fondo Ghirelli nella biblioteca di San Giovanni a Teduccio, è un nuovo spazio culturale che viene restituito alla città. Molto importante a Bagnoli, la settimana scorsa con quella Ghirelli a San Giovanni. È il primo risultato del fatto che col risanamento della finanza pubblica abbiamo potuto finalmente mettere risorse nel bilancio comunale per le biblioteche, quindi personale, locali e per l'acquisto di libri. Cioè, è molto forte, una città che punta sempre di più sulla cultura per la sua emancipazione e per il riscatto definitivo. Noi siamo contenti soprattutto di questa partecipazione stamattina molto sentita e ci auguriamo che la biblioteca sia sempre più frequentata dai cittadini ma soprattutto dai ragazzi della nostra municipalità. Le biblioteche comunali, le biblioteche pubbliche rappresentano un punto di incontro, un punto di socializzazione, un punto di confronto, di cultura. E noi dobbiamo fare qualsiasi sforzo affinché questi punti di incontro siano sempre più frequenti. Dopo anni di impegno per l'apertura della biblioteca, finalmente ci siamo riusciti e siamo tutti quanti insieme qui stamattina per godere di questo momento storico.